Droga all'isola dei famosi, chi ha fumato le canne? La verità da Barbara D'Urso. L'isola dei famosi 2018, scandalo droga, è danger fa i nomi di chi fumava. Chi ha fumato canne all'isola dei famosi 2018? È questa la domanda che continuano a porsi gli spettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, i quali in questi giorni hanno avuto modo di seguire il Cannagate, che è scoppiato in Honduras, e che sta facendo molto discutere sul web e sui social. La concorrente a lanciare la bomba mediatica è stata Avenger, la quale ha confessato in diretta TV su Canale 5 che Francesco Monti avrebbe fatto uso di droga durante i giorni in cui era lì in Honduras, in attesa che partisse la prima puntata ufficiale dell'isola. Scandalo droga all'isola dei famosi, la nuova verità di Avenger. Col passare dei giorni, però, questo scandalo droga si è arricchito sempre più di nuovi particolari e la bella Avenger intervistata, a telecamere spente, da Striscia la Notizia, ha rivelato che Francesco Monte non sarebbe l'unico concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2018 che avrebbe fatto uso di marijuana. Avenger, quindi, sostiene che oltre a Monte ci siano altri concorrenti di questo reality show, che avrebbero consumato la droga con lui. I nomi Langer li ha fatti all'inviato di Striscia la Notizia, il quale però ha preferito non rivelarli in diretta durante le puntate del telegiornale satirico di Canale 5 che in questi giorni sono state dedicate ampiamente a quello che è stato definito il Cannagate. Tuttavia ieri pomeriggio Avenger è tornata a parlare dello scandalo droga all'isola e lo ha fatto presentandosi in studio in diretta da Barbara D'Urso a Domenica Live, dove ha ribadito la sua versione dei fatti e ha confermato anche questa volta, che ci sono stati altri concorrenti che avrebbero fumato droga. Chi ha fumato droga all'isola dei famosi? Langer, però, ha chiesto alla padrona di casa Barbara D'Urso di non chiederle di fare i nomi di queste persone in diretta TV anche se la conduttrice di Domenica Live ha subito precisato che non le interessava sapere e che non voleva assolutamente che i nomi di queste presunte persone, che avrebbero fumato droga con Francesco Monte fossero fatti nel suo show domenicale. Sta di fatto, però, che Langer durante l'intervista di ieri ha lanciato molti indizi su queste persone, rivelando velatamente i loro nomi. In primis ha detto che rivedendo il filmato della puntata in cui lei rivelò che Monte aveva portato la droga all'isola dei famosi, ha notato che le persone, che avrebbero fumato con lui hanno fatto delle facce basite quasi intimorite da quello che stava per venire fuori in diretta e ha poi aggiunto che sarebbero degli amici di Monte. Chi sono?